Chiaro che il 3-0 è pesante, è un risultato che fa male. Prima di chiederle il commento sulla partita, cosa ha detto a Vivarini adesso che ho visto che sorridevate insieme? L'ho salutato, sapete che c'è una bella amicizia, poi io lo chiamo Van Gaal, quindi l'ho preso un po' in giro, però bisogna fare i complimenti al Catanzaro che obiettivamente è una squadra forte, molto forte. Noi ci abbiamo messo del nostro, oggi però è una squadra, cioè, quando perdi 3-0 devi fare i complimenti all'avversario. Chiedo la stessa cosa che ho chiesto al tecnico Colombo, quanto è grande il rimpianto sull'1-0 per un evidente fallo di mano e c'era anche il secondo giallo e quindi l'espulsione su Scognamillo quando Di Marco Di Ciampino 3-4 minuti prima ha dato ammonizione su Boben e calcio di punizione per un episodio simile, forse anche meno evidente. Ma non solo, Di Marco Di Ciampino ha fatto, oggi secondo me ha fatto un disastro perché al di là del fatto del rigore che c'era e quindi andava dato. Poi se hai visto il fallo di Boben non puoi non aver visto l'altro fallo, quindi. Però cioè, perdi 3-0, devi fare complimenti agli avversari, sicuramente l'arbitraggio è stato pessimo perché non mi va di girare intorno alle parole. E basta vedere le due punizioni, la nostra punizione di Tupta a barriera è a 6 metri, la punizione loro con di Boben a barriera a momenti va nella porta, quindi secondo me fatto male, però comunque sia. Noi dobbiamo essere obiettivi, Catanzaro è stato superiore, ha vinto la partita, facciamo i complimenti, dobbiamo fare tesoro dell'errore che abbiamo fatto perché secondo me siamo entrati, non eravamo noi, nel senso ci siamo, per me ci siamo impauriti, tanto alla fine queste partite le puoi perdere ugualmente e gioca come giochiamo sempre, quindi alla fine magari anche questo pubblico meraviglioso oggi ha fatto tremare le gambe a qualche ragazzo giovane nostro, però ecco, i complimenti prima di tutto vanno fatti ai tifosi pescaresi che oggi hanno fatto qualcosa di eccezionale e mi auguro che siano sempre vicini numerosi a questa squadra perché loro veramente possono essere il dodicesimo. Le chiedo, Presidente Sebastiani, guardando al futuro, una considerazione fatta poco fa anche con il tecnico Colombo. Lo scorso anno il Catanzaro era nettamente indietro rispetto al Bari, ha capovolto la squadra con grande qualità nel mercato di gennaio, ha fatto un percorso che oggi lo porta ad essere il Catanzaro. Nell'idea della società a gennaio c'è la voglia di provare a fare subito uno step? Ma uno... Ciao Pietro. Uno deve fare quello che può fare perché Catanzaro evidentemente aveva le possibilità per farle, noi quello che potremmo fare lo faremo sicuramente, ma non è che ci possiamo buttare nel precipizio. Domanda da studio per il presidente Daniele Sebastiani che vi ascolta. Sì, la faccio io, c'è anche Fabio naturalmente che saluta il presidente Sebastiani. Secondo me in questo momento il presidente Pescara deve essere bravo, io l'ho ripetuto spesso in questo inizio di trasmissione, a relativizzare questa sconfitta perché il Catanzaro ha confermato di essere la più forte. Sono d'accordo Massimo, infatti ho detto queste partite, le giochi, sai in partenza che le puoi anche perdere e quindi bisogna avere lo stesso atteggiamento sempre, però adesso mettiamo un punto e pensiamo a mercoledì che ci abbiamo subito una partita per cui ricominciamo la rincorsa come abbiamo fatto fino adesso. Il Catanzaro obiettivamente, io ho sempre detto, le due calabresi hanno qualcosina in più e noi cercheremo di colmare questo gap con il lavoro e con quello che si potrà fare a gennaio. Presidente, a proposito di gennaio, lei ha detto faremo quello che è nelle nostre possibilità, chiaramente in riferimento al grosso mercato che ha fatto il Catanzaro lo scorso anno. In tal ottica potrà dare una mano qualcuno che entrerà, come lei ha detto, entro Natale? Ma se anche non entrerà nessuno, comunque noi non ci siamo mai tirati indietro e lo faremo anche quest'anno, quindi non è un problema quello. Se arriverà qualcuno che porta altri soldi, sicuramente faremo meglio. In che ruoli interverrete? Ma questo poi lo vedrà il direttore con il tecnico, io non metto bocca, sicuramente quello che servirà lo sanno loro, l'avranno visto in questi mesi e poi magari faranno il possibile per intervenire. Le chiedo l'ultima cosa, non so se ha parlato, magari ha incontrato l'arbitro dopo la partita, se gli ha detto qualcosa? No, non l'ho incontrato perché sono sceso dopo, però ho già detto quello che penso, oggi l'arbitro è stato pessimo, ma non è che bisogna nascondersi. Poi riconoscendo i meriti dell'avversario ci mancherebbe, perché non è che se perdi 3-0 te la puoi prendere con l'arbitro. Però se tu dai quello che ti tocca, probabilmente 10 contro 11 la partita cambia.